operazione, ritardo di oltre 4 mesi per le aziende artigiane. La presidente di CNA Arezzo, Franca Binazzi, è intervenuta sul tema. La stessa drammatica storia si ripete per l'ennesima volta. Siamo a febbraio, la cassa Covid non è ancora arrivata, lasciando in difficoltà aziende dipendenti da oltre 4 mesi. Così Franca Binazzi, presidente CNA Arezzo, interviene sulla situazione di impasse per l'erogazione della cassa integrazione dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, bloccata dal mancato accredito da parte del Ministero nei conti correnti del Fondo Nazionale dell'Artigianato. Si sta di nuovo ripetendo i ritardi nell'erogazione della cassa integrazione, nonostante che comunque le risorse siano state già stanziate dal decreto di agosto, ancora e quindi sono già contabilizzate, ancora non sono arrivate. 26 milioni in tutto, le integrazioni salariali in sospeso nell'artigianato a livello nazionale. Con il 10% delle risorse da erogare, la Toscana è la prima regione a pari merito con le Marche per destinazione di tali risorse. Di queste, circa 3 milioni di euro devono arrivare nella provincia di Arezzo. Il settore più colpito è sempre quello orafo-argentiero, con 658 aziende che hanno fatto ricorso all'ammortizzatore sociale e 2.632 dipendenti coinvolti. Seguono la moda e la meccanica. Preoccupa anche l'aumento delle aziende artigiane che hanno fatto richiesta di cassa integrazione. Da 2743 al dicembre 2020 si è passati a 2818 aziende a febbraio 2021. Le nostre aziende sono veramente in sofferenza e quindi qui c'è bisogno impellente di una riforma degli ammortizzatori sociali e di interventi per la formazione e la ricollocazione delle persone.